cosa fa? Ma col padre anche. Per che tristezza. Aguilera casa grande. Signora Tusaglia, Savoia. Fermo, papà. Siete in onda, avete chiesto la linea, credo. Cosa siamo avete in onda, dire? Scusate. Avete gradito questo omaggio, Canoro? Mi devo rivendicare alcune frasi che le ho scritte io. Di quella canzone? Sì. Ma per cortesia. Non ci credo. Ognuno scrive quello che può. Comunque andiamo col servizio. Me ne rendo conto. Questa sera mangi leggero, ne hai capito? Cosa mangio? Dupu vrum, una salsiccia e i funghi bulè. Ma cosa sono i funghi bulè? Ma li mangio solo. Purtroppo mio padre mi segue perché mi vuole bene. Comunque andiamo subito al sodo. Qualcuno le vuole bene. Luci e ombre alle pendici delle Alpi. Il Toro pareggia e la Juve vince o viceversa. Come viceversa? Questo è quello che possiamo dirvi perché il puma della notizia purtroppo si è ribaltato all'altezza di Cournier mischiando le notizie. Ma cosa sta dicendo? Una grande confusione. Ma mischiando cosa? Comunque glielo possiamo dire, si fida di noi, ha vinto la Juve e ha pareggiato il Torino. Bene, finché non arriva il pullman, né io né soprattutto voi possiamo stabilire quello che è successo. Sì, non si apre, questo è quello. La Juve è in silenzio stampa, ma è trafelata una notizia qui a Torino. È trafelata. Dove dice una dichiarazione implicita di Gianluca Vialli, che ha detto implicitamente, avanti Andrea, che bel divertimento. Così ha dichiarato Gianluca Vialli. Con una punta di polemica. Ma mi sembrava uno stereo, questo sta peggiorando. Questa dichiarazione ha scatenato una rissa e una fittissima sassaiola tra i giornalisti della sala Valengo. Della sala che? Ettore Valengo. Ma del che Dele nome Alpi. È questo? Una fissa sassaiola. Una fissa? Fortunatamente non mi confondete, per favore. Ma siamo noi a confondere. Quindi sono rimasti quasi tutti illesi, tranne una scheggia impazzita che ha colpito la nuca, il tecnico della Juventus, Tranfolanti. No. Che in stato... Il tecnico è Trapattoni, comunque. Il suo vece, che in stato confusionale ha chiamato al suo capezzale Don Emiliano Mondonico. È un prete adesso Mondonico. Senta, non è che una scheggia già colpito anche lei per caso? Né io né soprattutto voi possiamo dire se le schegge hanno colpito il cervello di qualcuno. Ecco, allora Gianduia, secondo me il vostro cervello è già tarato da quando abbiamo cominciato questa serie di collegamenti che mi stanno mettendo in cattiva luce davanti a tutto lo sport e davanti all'album dei giornalisti italiani. Siamo d'accordo con lei, ma ora ci sono le piccole antenne, si levi. Forza Toro, forza.